Allora, è un vero onore veramente ospitare insomma, su Telemolise, al Coriolis, sulle nostre frequenze, secondo me uno degli artisti veramente a tutto tondo del panorama della musica leggera, ma direi anche insomma, della filmografia. Abbiamo con noi Adriano Pappalardo. Ciao Antonio, È stato buonasera a re. tutti voi, un abbraccio, io vi ho già fatto un filmato dove dico che Telemolise è nel mio cuore. Nel cuore. Allora, amico di Lucio Battisti, io poi ho vissuto quegli anni, no? Per cui, insomma, molte cose me le ricordo direttamente. L'amicizia con Battisti, Mogol, sono state persone. Sono state le mie, Antonio, sono state, intanto buonasera a tutti i telespettatori di Telemolise e se vi ho detto che vi tengo nel cuore perché io sono stato uno dei primissimi negli anni 70, quando c'erano le TV private, anche quelle di Berlusconi, che nessuno voleva fare perché dicevano no, noi vogliamo le reti nazionali. Ebbene io con qualche altro mio collega riuscimmo, Antonio, a fare, e le facevo volentieri, queste tele regionali, perché secondo me un artista, un uomo che fa spettacolo, non può aspettare sempre gli scranni di primo piano, deve cominciare secondo me quello che non succede oggi, a partire dalla terra, a partire dal terreno. Io ho fatto molte serate dove cantavo senza palcoscenico, non c'era niente, c'erano dei mattoni. E facevo 3 ore, prendevo 5.000 lire a sera con un piatto di spaghetti, magari con i gamberoni. La mia più grossa fortuna, perché sai, quando tu sei giovane, studente come me, papà che cosa voleva? Io sono nato nel sud, io sono meridionale, io sono Di nato di Copertino, Copertino, provincia di Lecce, tutta gente di campagna. E mio padre voleva fare di me un professionista serio, un dottore, un avvocato. Ma io già dagli anni della scuola media c'era qualcosa, qualcuno dentro di me che diceva tu devi cantare. E non solo mi diceva questo, tu sarai pure un numero uno. E quando glielo dissi a mio padre, la prima risposta che ricevetti da papà fu una bella scarpa in testa e mi cacciò di casa. Perché disse tu devi studiare, poi penserai alla musica. Poi alla fine, insomma, tu lo sai, come succede quando uno ha la testa tosta. Io decisi di non studiare dopo che avevo fatto la prima liceale, formai il mio primo gruppo e da lì partì la mia E carriera. come si chiamava il primo video? Si chiamava The Restless, penso, e cominciai a fare feste del posto, del luogo, In Puglia. No, in pubblico e anche in dico privato. in Puglia, nelle Puglie. Sì, E ancora. non ci muovevamo dalla regione Puglia, Lecce, Copertino, Monteroni, tutti i paesi vicini. E ti devo dire di più, che quando mi sentivano cantare allora, siccome la mia voce è sempre stata uguale, molti dicevano, ma a mio padre, si chiamava Giuseppe, diceva Pippi, ma tuo figlio vuole cantare con sta voce da manicomio? C'ha una voce rauca, perché allora c'erano i Gianni Morandi, Albano. c'era Albano, c'erano i Baglioni, no, non c'erano i Baglioni, c'erano Rita Pavone, c'era Morandi e quindi volevano le voci bianche. Quando sentirono me cantare con questa voce, dicevo, questa è l'unica serata che potevo fare in manicomi. Poi negli anni 70, quando io andai via di casa, perché capivo che a Lecce non ci sarebbe stato niente da fare, andai a Milano. E l'incontro più bello della mia vita, e io mi auguro che tutti quelli che vogliono fare questo lavoro trovino quello che ho trovato io, perché il talento è buono, il talento è forte, il talento ci vuole, ma ci vogliono anche gli incontri. Le persone giuste. E io mi incontrai con un personaggio il più grande che l'Italia possa avere, non avrà mai più, un cantautore con un nome e un cognome, Lucio Battisti. Lui mi sentì cantare nel suo studio, in un provino. Mi guardò in faccia e disse: come ti chiami? Io dissi: Pappalardo. Pappa che? Pappalardo. Ah, vedi Pappa Figo? Giulio! Chiamò Mogol. Senti, sta bestia, ma tu sei Che un si chiama animale. Pappa
Pappa, come ti chiami? Dici Pappa Lardo. Pappa che? Pappa Figo. Ah Giulio, senti questo che? Sei un animale, dice Adriano. Io ti stavo aspettando 5 anni. Da quel giorno mi firmò il mio primo contratto e la nostra amicizia, la sua produzione con me, poi siamo diventati amici carissimi, è durata 14 anni e se io oggi mi chiamo Adriano Pappalardo e sono diventato famoso perché Lucio fu il primo a dire c'hai una voce speciale, sei uno che parla in faccia, c'hai un collo che sembra l'ottavo collo di Roma, c'hai gli occhi piccoli, la capocciona così. A te sono due le cose, o ti accettano o ti sparano sul primo spettacolo che fai. E t'hanno accettato. Ma hanno accettato e da quella volta partì Pappalardo. E... Senti, adesso mi è venuta in mente una cosa che io so di te, perché io poi seguivo, no? Sì. Tutti voi, che eravate tutti alla RCA, tutti. Mi dicevi prima. Ti faccio i nomi? C'ero io, Lucio Dalla, De Gregori, Cocciante, Venditti. Dalla l'ho detto, De Gregori l'ho detto, sì. Venditti l'ho vabbè, detto, comunque, insomma, Baglioni, Cocciante, eravamo il fior fiore delle RCA. Poi però so che... E Renato Zero. Renato Zero. Mi è venuta in mente questa cosa, quando tu mi hai detto il fatto della scarpata di tuo padre, no? Ti ha detto, beh, devi studiare, ti tiro una scarpata. Perché poi c'è stato un momento successivo, molti anni dopo, che tuo padre è venuto a vedere e sentire, mi pare all'arena, lo so, ti ho detto che sono informato, per chi mi hai preso? Non mi sottovalutare. No, fu una cosa bellissima perché... Era all'arena di Verona. Sì. E tanto guarda, le cose belle... E tu avevi un pullover sì, rosso? No, c'avevo una maglietta che avevo preso in Via del Corso, una maglietta rossa con scritto baseball, e poi c'avevo due toppe qua, tipo da giocatore di baseball, perché io... Sinceramente non ci ho mai tenuto al mio look. Il mio look era jeans, magliettine e così è andato avanti per tutta la mia vita. Io non ho portato mai vestiti, non so che cosa sono le giacche. Anche perché se io canto con una cravatta rischio di strozzarmi e di farmi... No, quella volta te lo dico in due parole. Mio padre... Che come poi... si chiamava tuo padre? Giuseppe. Giuseppe. Mio padre poi cominciò a capire dopo che fece i primi dischi e il più grosso successo di allora fu E ancora giorno, che lo scrisse proprio Battisti, Mogol, vendette 2,5 milioni di copie, ti parlo del 72, che vendere 2,5 milioni di dischi voleva dire prendere il disco d'oro. E beh, il nostro caro Salvetti mi invitò all'Arena di Verona come super ospite, perché disse... Perché questa canzone vendette fra la Spagna, Cile e tutta l'America del Sud, ho venduto 7 milioni di Ricominciamo. Salvetti mi chiamò, io andai e dissi però mi devi fare un favore, Vittorio, la prima sedia che c'è qui me la devi riservare per papà mio. Ma per carità, come no? Chiamai papà e dissi papà vieni che stasera... Vedrai tuo figlio cantare di fronte a 30.000 persone. E tuo padre ha preso il treno, è venuto in mio macchina. Mio padre ha preso il treno. È venuto da Copertino. Da solo, da Copertino. Si sedette là e quando gli arrivò il mio momento e mi presentò Salvetti e alla fine della canzone sentì 30.000 persone che si alzarono in piedi applaudendomi come l'Italia quando fece l'incontro con la Germania. Dopo me lo vidi nel camerino, alla fine dell'esibizione, mi guardò in faccia. Non l'avevo mai visto con le lacrime, non lacrime proprio, ma gli occhi rossi. Mi guardò e disse, sono fiero, casi figlio mio, Adriano. E io lo abbracciai e dissi, papà, vedi che tu ti preoccupavi perché dicevi, ma senza un lavoro, come farai a mantenere la tua famiglia? Io grazie a Dio ho una famiglia, non è enorme, ma ho tanti, tanti amici, familiari. E grazie a Dio li ho mantenuti con due cose, con questo qua e con questa qua. Con le tonsille e con la testa. Perché dopo ho fatto anche l'attore, ho fatto circa 20 fiction con Michele Placido, ho fatto La Piovra, Racket, l'ultimo film che è uscito 6 ottobre, no?
quasi orfano. Quasi orfano. Con Scamarcio. Sono il papà di Scamarcio. E tuo conterraneo. Mio conterraneo. Infatti l'abbiamo girato tutto a Monopoli. Io ero padrone di una fattoria. Lui pensa. Come le cose si incontrano anche nei film. Lui voleva fare un'altra carriera, quindi se ne andò di casa. E io ero un fattore, avevo la fattoria. Lui mi dava una valida mano. Per cui quando lui voleva fare la sua professione, se ne andò a Milano e io lo lasciai andare. L'unica cosa che mi fece arrabbiare, Antonio, è quando lui entrò nel bel mondo milanese, perché lui era un architetto, e poi cambiò il cognome. E questo non mi piacque, perché dissi, vedi, come devi mantenere mai l'identità, no? Io non t'ho proibito di fare la tua carriera, ma tu non dovevi cambiare cognome, perché il cognome è quello di tuo papà, è come se tu mi avessi rinnegato. Poi arrivò nella mia fattoria, mi chiese scusa, e da lì non ti racconto il resto, perché se c'è ancora qualcuno che non ha visto il film Quasi Orfano, deve andare a cinema. Allora, poi ho fatto anche teatro. Sì, lo so. Con Johnny Dorelli. Certo. Aggiungi certo. Un posto a te. Johnny Dorelli, io non so se c'eri anche tu, sì. Però io ho visto l'edizione di Aggiungi, perché io ho studiato a Perugia. E ho visto Aggiungi un posto a tavola. La prima edizione. Sì. Quando c'era. C'eri? Sì. Cioè, Garinè e Giovannini erano i produttori. E allora c'era bellissima. Paolo Panelli. Sì, sì. E quindi dopo 15 anni lui volle fare, sempre Garinei, volle fare la seconda edizione e li chiamò me. E li chiamò me e io facevo la parte di un sagrestano che non si addice per niente. Però con quella parte di sagrestano riuscì a prendere il biglietto d'oro del teatro a Taormina consegnato da Pippo Baudo. Certo. Quindi ho toccato tutti i rami dell'arte, dal cantare all'attore, all'attore di teatro. Quindi, Antonio, che ti posso dire? Adesso. No, mi devi dire una cosa, perché c'è stata una persona che praticamente che sta con te da 50 anni, no? Che è Lisa. Mia moglie? Tua moglie lo è diventata, diciamo, recentemente, perché tu sei stato, mi pare, 38 anni fidanzato. Sì, fidanzato, perché io ho detto voglio prima conoscerti. E mia moglie un giorno disse, ma ci metti 38 anni, ma prendiamo pure la pensione. E dissi, sai, io sono uno di quelli tosti, no? Non voglio avere la cattiva sorpresa di sposarmi e poi divorziare. Io se mi sposo voglio andare 38. Avanti. Ci hai messo 38 anni. Ci ho messo 38 anni e poi quando nacque il mio primo nipotino. Tuo figlio Laerte. Mio figlio Laerte. Tuo nipotino sposò come con si la chiama? Signora Selvaggia Lucarelli. Sì, mi ricordo. E invece tuo nipotino come si chiama? Leon. Ah. E quando nacque Leon mi chiamò l'avvocato e disse, Adriano. Tu hai sposato. Non ci sa mai, sai. I genitori possono avere dei problemi. Voi ci tenete a vostro nipote? Ci teniamo. È la mia vita. È più forte dell'amore che ho tenuto per mio figlio. Perché quando ho avuto mio figlio avevo 30 anni ed ero all'apice del successo. Adesso mio nipote è la cosa più bella della mia vita. E allora sposatevi. Sposatevi perché... E dove ti sei sposato? In chiesa. No, lo so. Sul municipio. E mi ha sposato... Ma dove? In che città? A Roma. A Roma. Praticamente la città eterna. La città eterna, mi sono sposato sul municipio, nella Camera Rossa. Perché sai. Ma tua moglie di dov'è? Mia moglie è di Bologna, lei faceva l'impresario. E vi siete conosciuti. Ci siamo conosciuti. È stata una persona. Da quel giorno è rimasta accanto a me per 50 anni e ti dirò di più: che gli anni più forti della mia carriera li ha curati lei in televisione e al cinema. Quindi lei non è solamente la mia moglie, è la mia compagna, il mio impresario, il mio agente, è tutto quello che un artista come me possa avere. E ti dirò di più, che se io faccio una serata e lei non c'è... Difatti c'è, anche no, stasera. No, mi fa piacere. È la critica più forte che c'è. A volte magari il pubblico ti applaude, tu scendi e dici, ammazza, sono andato forte. Sì, sono state due persone che non mi sono piaciute. Però non è andata da questa è una cosa. Però io molto volevo bella. Sapere una cosa, di questo fatto che tu ci hai messo 38 anni per sposarti e quindi per conoscere, per non correre rischi. Lei, dal suo punto di vista, come l'ha vissuta questa storia? L'ha vissuta, Antonio, come una donna che ama il suo uomo. Ha detto anche lei, no, è meglio conoscerti bene. Sì, no, lei non ha detto, dice...
se questa è la tua felicità, facciamo, io ti amo a tal punto che per me, facciamo anche così, se ci sposiamo ma non siamo più l'uno per l'altra, va a finire che poi ci dobbiamo lasciare. Okay. Tu vuoi così? Andiamo avanti. Vuoi fare 38 anni senza sposarci? Andiamo ai 40, ai 50, ci prendiamo la pensione. E quindi questo mi ha fatto molto piacere. E ti dirò che Leon ha unito questo matrimonio che io l'ho fatto ben volentieri, perché ormai non avrei fatto e più. E Leon dove vive? Vive a Milano con la mamma, perché poi mio figlio si è divorziato. Giustamente. Già messo, no, sai perché? Te lo dico io. Perché non ci ha messo 38 anni per conoscere la moglie. No, ci ha messo 2 anni mia figlia, l'ha presa. L'ha presa. Arrivo qua. Perché se anche lui avesse aspettato 38 anni. Se avesse aspettato 35 anni non sarebbe non successo. Non correva questo rischio. Senti, è inutile che ti dico che sei, vabbè, non soltanto un uomo, una persona intelligente, simpatico e quant'altro, no. Ti dico soltanto che hai tutte le caratteristiche per veramente per entrare nelle case attraverso la nostra emittente. Noi trasmettiamo in chiaro Abruzzo e Molise, bene, tutte e due le regioni, poi siamo praticamente col decoder Amazon in tutto il mondo, YouTube, ormai siamo una televisione veramente al respiro, anche se partiamo da Campobasso. Certo. Però come tu sei partito? Io sono partito da Copertino. No, quindi... Penso che quando arrivai a Roma, a Milano, mi disse: ma Copertino dove sta? Non ti preoccupare, guarda sulla cartina, lo troverai. Però era più bella la storia di Albano, che andò e voleva essere nel clan Di Celentano. Con quella voce. Vabbè, però Albano rimane sempre una grande forza della Puglia. Sì, sì. D'accordo. E poi lui la ama molto, perché mentre io alla fine mi sono staccato un po' da Lecce, perché il lavoro, il cinema, Roma è la capitale invece del cinema. Invece lui ha fatto tutto... No, lui invece si è fatto proprio un'altra attività, sì, perché ha un'attività enorme, ristoranti, alberghi. No, io non ce la faccio... Cioè, io... Cellino San Marco. A Cellino San Marco. Io invece, Antonio, io amo il mio mestiere. Cioè, io canto o recito, il resto non me ne frega niente. E qualcheduno che mi dice, ma quando diventerai più vecchio di quello che sei, che cosa farai? Senti, questo ti sarò a casa mia, tu hai... e mangerò uno spaghetto aglio, olio e peperoncino. Tanto oggi il mangiare non credo che manchi. Assolutamente no. Hai più anni di me, sì, voglio dire. Io quindi... non mi spavento a dire la mia età. No, ma... Io sono nato nel 45, quando la Seconda Guerra Mondiale finiva. È finita. Mio padre ebbe un momento di pausa e fece st'animale. Nacque però... a Diano Pappalardo nel 45... E io adesso ho 77 anni. 77 anni, quindi, ma con una grinta. Con una grinta, perché non è una cosa che si acquista al mercato, la grinta. Ce l'hai. Io sono da bambino. Io stasera ti farò ascoltare una canzone e capirai perché. E poi, a parte il fatto, c'è un'altra cosa. Adesso il mondo si è evoluto, no? A casa seguono le ricette di YouTube, di quella. Io sono nato a Copertino e a Copertino, quando veniva mio zio, la prima cosa che diceva, posso dirti in dialetto? Sì. Ma c'è della Giano? Sì. Ma quanti anni tiene? 7. Ma te tua! ma danne tu polpette, ce ne dai il latte? E mi dava le polpette con il peperoncino dentro. Quindi io sono nato con le polpette, con i fagioli, i ceci, i legumi. Non mangiavo come oggi, no? La nouvelle cuisine, sì, che ti portano una cosettina e tu per fare il nobile. No, io ho mangiato così e forse da lì e anche dal mio paese. Noi dicevamo qua a Campobasso, diciamo, siamo cresciuti a pane e mortadella. A pane e mortadella, ecco. E poi sai, i pugliesi sono fatti così. Quando ti stringono la mano te la spezza. Uè, compà, come stai? sai, tutto questo ha fatto parte del mio mondo e me lo sono portato avanti nella vita. Hai fatto bene. Senti, i 77 anni sicuramente c'hai programmi. Sì. Sì. Perché una persona come te... No, io veramente, Antonio, sarei in grado adesso di dire voglio un po' di riposo, però io appena mi riposo due mesi... Sì, ma non ti ci vedo a fare no, il no, ma io mi annoio. Ma no, io ho bisogno del contatto col pubblico, ho bisogno del microfono, ho bisogno delle telecamere. Questa è stata la mia vita in 45-50 anni quasi.
E quindi senza di loro, quindi senza non te. la partita a 3-7, No. la scopa, No, no. il gioco No, non è di per me, carte, il Antonio. gioco E di poi c'è una cosa, bocce. Antonio. Finché posso coinvolgere ancora i giovani di oggi, come è nata una canzone che non ha fine, è nata negli anni 80, siamo nel 2022 e stasera sentirai quando canterò Ricominciamo. T'ho visto, guarda, se fai come quando ti ho visto l'ultima volta, che ti ho visto buttato per terra, lo posso dire, inginocchiato, lanciato per terra. E ricominciamo è diventato incredibile, una specie incredibile. Di inno io lo sai che per certe tutte le volte, generazioni. Io ho 5 anni meno di te, però lo sai che delle volte penso, ma basta, io sono 40 anni che faccio la televisione, 50 che faccio il giornalista, però delle volte penso, mi possono mancare le motivazioni. Quindi questa intervista con te è proprio un'iniezione, come si di diceva energie. A Copertino e a Campobasso, di ricostituente. Di ricostituente. Ti ricordo, tuo amato te lo diceva, sì, hai sempre, bisogno di ricostituente. Sempre. Quindi io veramente ti ringrazio. Io ringrazio te, innanzitutto Antonio, perché hai accettato questa nostra proposta, allora. Ma sono contento stasera soprattutto perché ti ho conosciuto, perché mi mancava. Sì, Antonio, sai che cosa? Ti dico la verità. Bisogna farsi conoscere, perché oggi ho visto una cosa che non mi piace. La nuova generazione di cantanti, che non ha fatto la trafila come me, io sono stato 10 anni a fare il famoso, come si dice, ho fatto la gavetta. Io ho cantato nei ristoranti per 5.000 lire, per un piatto di spaghetti, e cantavo per 3 ore a sera. Oggi invece si trovano a casa con i computer, si mettono la telecamerina, fanno le canzoncine, fanno i trap, i trapper. Per carità, io li amo, perché almeno rappresentano la gioventù di oggi per chi li vuol seguire. Ma io sinceramente, un conto è vendere 3 milioni di dischi. Cioè i dischi erano quelle cose quadrate che si mettevano esposte e uno pagava in quel quadrata periodo... Quadrata era la copertina però, sì, perché dentro era rotondo. Pagava il vinile. Pagava il vinile, che costava allora, se non mi sbaglio, 7.000 lire, 10.000, 12. Ed era quando era bello quando tu entravi nello studio e c'era Battisti che faceva Pappa Fì. Sai quante copie hai venduto di Ancora Giorno? Quante? 780.000. Oggi sì, vanno su YouTube, vanno sui social. Ma non è la stessa e beccano cosa. I like. Magari io sento che certi hanno 2 milioni di like. Ma a me i like, sai che vuol dire? Prima di tutto non so che like. Mi piace? No, no, bisogna vendere. Se vendi va bene, se non vendi sei un like. Do i like a tutti quelli che cantano con i computer. Tanto con computer non è che fai grande arte. Certamente. Senti, un'ultima cosa, proprio un saluto, come vuoi tu, anche in dialetto pugliese, sì, come vuoi tu, a tutto il nostro grande pubblico. Io Antonio, io sono qui e ti ringrazio, perché me l'avevano già detto, Antonio, perché anch'io ho i miei informatori. Sei una persona straordinaria, io ho accettato molto volentieri il tuo invito, ho detto che Tele Molise mi sta nel cuore. E mi stanno nel cuore tutta la parte dal centro-sud, che è sempre la parte più disperata, sempre la parte meno. La maggior parte dei nostri politici, non so perché questa parte dicono sì, poi pensiamo a questo e poi andiamo là. No, è la parte più forte dell'Italia, perché vi voglio ricordare una cosa, ragazzi, giovani, signori della mia età, i primi che sono state le immigrazioni dalla Puglia si sono piazzati nelle più grandi città del nord, e chi faceva il più grosso lavoro erano i meridionali e hanno arricchito i vostri grandi centro nord. Quindi facciamo una cosa, diamogli ogni tanto un applauso e un premio a questa gente che ha sacrificato la loro vita per poter mantenere le famiglie e soddisfare i vostri desideri. Un augurio a tutti voi, e voi giovani, trapper, rapper, non vi cazzate, non mettete sui social, ma Pappalardo ce l'ha con noi, non ce l'ho con voi. Fate la vostra musica e io faccio la mia, ognuno al suo posto. Ci possiamo dare una mano, che non vi spezzare però il braccio.